promuoveremo tutti gli stessi obiettivi, che sono quelli dell'informazione corretta, di essere a disposizione come associazione dei pazienti e relativi gruppi multidisciplinari dei professionisti a disposizione della presa in carico del paziente, e in più quest'anno utilizzeremo molti social per rispondere a tutte le domande che gli utenti potranno fare, e ovviamente risponderanno i migliori specialisti delle società scientifiche. Per cui quest'anno promuoveremo l'informazione corretta e dove prendere le informazioni corrette. Il CAP è un'associazione, un comitato di associazioni pazienti molto importante, italiano. Abbiamo molti progetti, oltre che quello di migliorare in tutta Italia ovviamente le linee guida di accoglienza, di cure, uniformarle in qualsiasi posto uno si trova, no, a dover arrivare ad una diagnosi. E quest'anno la Settimana Mondiale della Tiroide rivaluterà ancora una volta e riesprimerà con tutta la sua forza la valenza delle associazioni dei pazienti, e speriamo di poter informare il più possibile durante questi giorni che dedicheremo all'ascolto di chiunque ci contatterà per avere informazioni corrette e soprattutto di supporto. Credo che la realtà associativa, quindi le associazioni dei pazienti, non perché gioco in casa, ma perché sostanzialmente avere un'associazione a cui fanno riferimento intanto tutti i gruppi multidisciplinari dei professionisti, quindi qualsiasi figura professionale che necessita per un percorso di cure, entra in questo gruppo multidisciplinare. Le associazioni dei pazienti sono dentro a questi gruppi, e ogni volta che i pazienti si rivolgono a noi possiamo garantire un percorso assistenziale, conoscitivo e informativo adeguato.